Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio raccontarvi un po' come sono dimagrita in questi ultimi 2 mesi, perché ormai sì, sono circa 2 mesi che mi sono messa in riga, ho eliminato tante cose schifose che prima mangiavo, ho deciso di volermi un po' più bene, quindi di mangiare meglio e di conseguenza di perdere anche quei chili di troppo che in questi ultimi anni avevo preso un po' lasciandomi andare, quindi ripeto, mangiando schifezze a volontà quasi tutti i giorni, come ad esempio le cose fritte, i dolci, la Nutella, la cioccolata, insomma tutte queste cose molto grasse, piene di zuccheri che fanno male al nostro organismo. Quindi mi sono decisa e un lunedì di circa 2 mesi fa ho detto basta, da oggi voglio mangiare meglio. Quindi ho proprio eliminato tutte queste cose, poi ogni tanto, sono sincera, capita che mangio una fetta di torta, capita che magari mangio un dolcettino un po' più calorico, oppure che mangio un piatto un pochettino più pesante, ma vado comunque a limitarlo, non lo mangio nelle stesse quantità in cui lo mangiavo prima e ho ottenuto dei grandi risultati. Tra l'altro, ieri ho finito la challenge di SoShape, perché dovete sapere che durante questo mio periodo di dieta, che in realtà non sarà mai finito perché io voglio continuare a mangiare così per mantenere il mio fisico come adesso, perché sono proprio soddisfatta e poi voglio anche iniziare a fare palestra, quindi da domani mi sa che mi metto anch'io e faccio anche un po' di attività fisica che fa sempre bene. E in queste ultime 2 settimane, per perdere, diciamo, gli ultimi chili che mi ero prefissata, mi ha aiutato SoShape. SoShape cos'è? È un metodo per perdere chili senza rinunciare, diciamo, comunque alle cose a cui siamo abituati, quindi continuando a mangiare per 2 settimane, perché io ho seguito questa challenge per 2 settimane, però c'è anche la challenge da 5 giorni oppure la challenge da 28 giorni. E il metodo è semplicissimo come funziona: basta andare a sostituire la colazione e la cena con un pranzo, con uno smart meal, mentre invece il pranzo è libero. Quindi io la mattina, 14 giorni fa, ho iniziato a bere lo shake. Dopo comunque vi faccio vedere come li preparo, i gusti che ho scelto. E il pranzo era libero, quindi mangiavo insomma un po' quello che volevo, senza ovviamente esagerare, quindi non mangiavo primo, secondo dolce, anche se in realtà è una cosa che io non faccio mai. Quindi mangiavo il mio piatto o il mio primo, di solito però no, perché lo mangiavo la sera, quindi quasi al 90% ho sempre mangiato un secondo, come il petto di pollo, il pesce bianco, le verdure, qualcosa al forno, insomma ho sempre variato. E la sera mangiavo il piatto di SoShape, che è appunto un piatto caldo, potete scegliere tra le vellutate, i risotti oppure le paste. E a fine challenge ho perso 2 kg, nonostante io durante questi 14 giorni comunque ho mangiato 2 o 3 volte una fetta di torta e quindi diciamo ho fatto un piccolo sgarro, però sono riuscita a perdere 2 kg. E considerando che quando ho iniziato questo periodo di dieta pesavo 55,6 se non erro, ho perso 3 kg, circa 3 kg, quasi 3 kg, prima di iniziare la challenge, quindi da quando mi sono messa io in riga fino all'inizio della challenge, ho perso sì circa 3 kg, andando ad eliminare tutte quelle cose che comunque mi facevano male, quindi appunto le cose fritte, ho eliminato tutte le bibite gassate, quindi la Coca-Cola, ho eliminato il tè, noi bevevamo estate tutti i giorni, tipo una bottiglia quasi al giorno ed è piena di zuccheri, quindi abbiamo eliminato quello, abbiamo eliminato i succhi di frutta, ma beviamo, adesso scegliamo i succhi di frutta, quelli senza zuccheri aggiunti, che sono più in realtà delle acque aromatizzate, che però danno comunque quella sensazione di bere un succo di frutta, ma non ricco di zuccheri come lo sono i succhi di frutta classici. E lì ho perso circa 3 kg, quasi 3 kg, 2,8 kg, 2,7 kg, ora non mi ricordo con esattezza. Comunque alla fine sono quasi arrivata a perdere 5 kg. Io l'ho notato, lo noto dalla mia pancia, che prima era molto più gonfia, adesso è più asciutta, diciamo, non ci sono gli addominali perché ancora non ho iniziato a farli. Però mi sono proprio sgonfiata parecchio, e specialmente sull'addome, mi sono accorta un pochettino anche sulle braccia e intorno alle cosce. Niente di che, perché comunque non ho perso 20.000 kg e non è mia intenzione assolutamente, però erano proprio quei 4-5 kg che mi disturbavano un po' e che in questi ultimi anni avevo preso un po' anche con
a causa della pillola, perché comunque io assumo la pillola ormai da tanti anni e la pillola mi ha fatto prendere un po' di chili e quindi insomma mi sono prefissata questo obiettivo e l'ho raggiunto, sono super super soddisfatta. Adesso però vi lascio alle clip che ho registrato qualche giorno fa, così vi faccio vedere la mia routine di questi ultimi 14 giorni. Sono quasi arrivata alla fine di questa challenge e sono qui in cucina, sto per fare la colazione, quindi vi faccio vedere come si prepara. Serve ovviamente lo shaker, tra l'altro questo ha anche il misurino, quindi è davvero comodissimo, si sporca soltanto questo. Poi l'acqua, 350 ml di acqua fresca e poi lo Smart Meal. Io ho scelto tre gusti diversi perché dovete sapere che nella challenge di 14 giorni avete la possibilità di scegliere tre gusti dolci e tre gusti salati. Per la colazione ho scelto la cheesecake al limone che ha un sapore molto fresco, non è per nulla stucchevole, cioè si beve molto volentieri. Questo lo trovo perfetto anche per l'estate e questo volendo si può bere anche con il ghiaccio, proprio bello bello freddo. Poi ho scelto questo cocco e cioccolato, anche questo è buonissimo, all'interno si sentono i pezzettini di cocco, super buono, io adoro lo yogurt al cocco, quindi ero sicura che questo gusto mi sarebbe sicuramente piaciuto. E poi da amante del caramello non potevo non scegliere caramello e burro salato, anche questo è molto buono, forse un pochettino più dolce degli altri, si sente il caramello, però mi piacciono tutti e tre nello stesso modo. Non saprei neanche scegliere quale tra questi tre è il mio preferito, perché mi piacciono tutti nello stesso modo e mi piace variare. Infatti ho seguito questa challenge in questo modo, alternavo i gusti, quindi una mattina prendevo quello al cocco e cioccolato, una mattina quello al limone, una mattina quello al caramello e così via, quindi andavo sempre ad alternarli per avere, diciamo, la colazione un po' più diversa o più che altro un gusto diverso. Adesso la preparo, così faccio finalmente colazione, anche perché ho davvero molta fame. Devo dire che mi sazia, a me personalmente questa colazione sazia parecchio. Dovete sapere che io non ero comunque abituata a mangiare tantissimo a colazione, di solito con uno yogurt, con 3-4 biscotti, con un cappuccino ero a posto. Cioè se bevevo il cappuccino non mangiavo lo yogurt. Invece in quest'ultimo mese e mezzo, sapete che, come vi ho detto all'inizio del video, mi sono messa un attimo in riga e quindi ho proprio eliminato il cappuccino e di solito la colazione la facevo con lo yogurt oppure dei biscotti integrali e un pochettino di succo senza zucchero. Quindi parto dal presupposto che comunque io a colazione non sono abituata a mangiare chissà cosa. Adesso vado a misurare i miei 350 ml di acqua. Vado a versare lo Smart Meal e poi vado a shakerare per circa un minuto. Molto velocemente, così si scioglie per bene tutto e voilà, la colazione è pronta. Ok, direi che così può andare. Come vedete è un bel bicchierone, ecco perché mi riempie. Poi dovete sapere che i pasti di SoShape contengono tutti i micro e macronutrienti di cui il nostro organismo ha bisogno, con soltanto 200 kcal per pasto, quindi fantastico. Faccio adesso la mia colazione. Come vedete è bello liquido, non è pastoso, non è troppo denso, perché io quelli troppo densi non riesco a berli. Ho già provato in passato dei beveroni, io li chiamo così, e alcuni erano davvero molto densi, non riuscivo a berli perché facevo davvero fatica. Invece questo è bello liquido, sembra proprio di bere una bevanda, che però va a saziare. Sembra strano da dire, però vi assicuro che sazia. Adesso finisco di fare la colazione, poi come sapete il pranzo è libero, quindi non so cosa preparerò oggi a pranzo, però sicuramente farò un open food, perché nella guida che vi mandano ci sono tutti quei cibi che si possono tranquillamente mangiare durante questa challenge, come ad esempio il pesce bianco, il petto di pollo, le verdure, insomma ci sono tante cose, tantissime cose che in realtà io prima di fare questa challenge già mangiavo. Quando mi sono insomma messa in riga, ho iniziato a mangiare tanto petto di pollo, tanto pesce bianco, ho eliminato proprio i fritti, tutte le cose schifose e quindi bene o male ero già abituata a mangiare queste cose. Adesso appunto finisco la colazione e poi questa sera vi faccio vedere come si prepara il piatto caldo. Visto che oggi c'è una bellissima giornata di sole, fa caldo e non voglio
mangiare cose calde, mi sono fatta la caprese, quindi pomodorini, mozzarelline piccole piccole piccole, poi condito con un filo d'olio e un po' di sale. È arrivato il momento di fare merenda, sono le 5:30 e voglio farvi vedere gli snack dolci che propone SoShip, perché oltre alla challenge trovate anche delle cose un pochettino più sfiziose, più golose, come ad esempio la Smart Granola. Questa è praticamente una granola che io metto nello yogurt, infatti adesso per merenda vado a mangiare lo yogurt, ho soltanto questo al limone, mi è rimasto solo lui, quindi yogurt al limone e un po' di granola con anche dei pezzettini di cioccolato molto buoni. Questa comunque è una granola leggera con un'alta percentuale di proteine, di fibre, poco zucchero, quindi è comunque un dolcettino, una cosa sfiziosa però molto più leggera rispetto magari ai cereali o comunque alle granole confezionate tradizionali. Oppure un'altra cosa che abbiamo fatto domenica mattina per colazione al posto dello shake sono stati i pancake. Questo è un preparato, anche questo con una bassa percentuale di zuccheri, bassissimi, anzi zero zuccheri addirittura, e un'alta percentuale di proteine e di fibre. A questa miscela basta semplicemente ad aggiungere un po' di acqua, shakerare e voilà, la miscela per i pancake è pronta, è buona, è un pancake buono. Certo non è come il classico pancake, però poi l'ho farcito con un po' di crema alla nocciola, anche questa leggera, e abbiamo fatto una colazione davvero bomba. Adesso però vado a mangiare lo yogurt con la granola, i pancake magari li tengo per la domenica. È arrivato il momento di preparare la cena, vi faccio vedere cosa farò stasera e come si prepara. Stasera è l'ultimo pasto della challenge, sono passati questi 14 giorni e andrò a terminare con il risotto ai funghi. Quindi c'è la bustina di riso, sono circa 30 grammi di riso, e lo smart meal, quindi il piatto pronto, che è da versare un po' come si fa la mattina all'interno del riso, si mescola e il piatto caldo è pronto. Oltre al risotto ai funghi, che tra tutti i gusti che ho scelto è il mio preferito, ho scelto anche quello al pesto, ma l'ho finito e non posso farvelo vedere. E poi ho scelto questo all'arrabbiata, quindi anche in questo caso il sacchettino di pasta con il preparato all'arrabbiata, e si può fare sia in pentola oppure in microonde. Io mi sono trovata molto bene in microonde, è stato super veloce da fare, quindi ho sempre fatto così, non l'ho mai fatto in pentola. Così ho sporcato anche meno cose possibili. Come si prepara? Semplicissimo, bisogna mettere sempre all'interno dello shaker la quantità d'acqua necessaria per cuocere il risotto oppure per cuocere la pasta. Si mette in microonde per 5 minuti, in realtà loro dicono per 4 minuti e mezzo, io lo tengo sempre per 5 minuti, così il risotto non resta proprio al dente, idem la pasta. Non mi sono dispiaciuti, all'inizio le prime sere ho fatto un po' fatica, sono sincera, perché comunque non è proprio un piatto classico, come vi ho detto, e quindi ho dovuto un attimo abituarmi, poi però tipo dal terzo quarto giorno insomma ci ho preso l'abitudine. Poi mi è capitato qualche sera di avere ancora fame, quindi di mangiare magari dei crostini, oppure ho fatto la verdura e l'ho accompagnata, cioè dopo il risotto, dopo la pasta ho mangiato un po' di verdura. A volte è capitato anche che rubassi un pezzo di petto di pollo a ste, insomma dipende, altre volte mi bastava, altre volte invece no, quindi aggiungevo qualcosina io, anche se comunque sono piatti che saziano. Dopo vi faccio vedere il piatto, non è cioè non sembra un piatto che vada a saziare, perché guardare la quantità sembra molto ridotta, sembra effettivamente poco, però poi sazia, perché all'interno ci sono tutti i micro e macronutrienti di cui il nostro organismo ha bisogno, come vi dicevo un po' anche per la colazione, e quindi va a saziare. Però sono sincera, io a volte stuzzicavo anche qualcos'altro. Adesso lo preparo e poi finalmente mangiamo, perché nel frattempo sono fatte tipo le 8:30 e inizio ad avere davvero un bel po' di fame.
sentono tanto i funghi, sia per quanto riguarda il profumo, quando si apre lo Smart Meal, proprio si sente un buonissimo profumo di funghi. E anche all'interno, non so se avete visto prima dall'immagine, adesso sicuramente non si vedrà niente, anche all'interno ci sono dei pezzettini piccoli 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 di funghi, cioè non c'è il fungo grande, però comunque ci sono piccoli pezzettini che si sentono, c'è anche il prezzemolo, le varie spezie. Adesso finisco la cena e noi ci vediamo domani mattina, che così mi peso e domani vi faccio sapere quanti chili ho perso durante questa challenge. Buon appetito! Come avete visto, è un metodo davvero molto semplice da seguire, basta sostituire la colazione e la cena con un piatto pronto, mentre invece il pranzo è libero a vostra scelta, quindi potete mangiare un po' quello che volete. Io sono super soddisfatta alla fine di aver accettato questa sfida di SoShape e li ringrazio tantissimo per avermi dato questa possibilità. All'inizio ero un po' scettica perché non ho mai creduto molto a queste cose, però ho voluto provare, anche perché appunto già da un mese e mezzo prima ma stavo facendo questa cosa, quindi stavo seguendo un percorso dietetico, se così vogliamo definirlo, e quindi ho accettato anche perché comunque i pasti, sia la colazione che la cena, un po' come vi ho detto prima, sono composti di tutti i micro e macronutrienti di cui il nostro organismo ha bisogno, realizzati da nutrizionisti, quindi da persone competenti che se ne intendono, e quindi non si va ad assumere un qualcosa di strano, di particolare, ma sono comunque shake preparati, realizzati da persone che ne sanno, quindi assumiamo quello che in realtà il nostro corpo è già abituato ad assumere, e quindi per questo ho accettato. Poi questo metodo è anche uno dei pochi riconosciuti dalle autorità sanitarie europee, quindi anche per questo ho accettato questa sfida. Sono contenta di averlo fatto, sono contenta di aver iniziato questo percorso 2 mesi fa, perché ho raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissata. Adesso inizieremo a fare anche un pochettino di muscoli, specialmente sulla pancia, voglio avere la pancia un pochettino più piatta e magari vedere anche qualche addominale che non vedo tipo da 10 anni, da quando ho smesso di fare attività fisica. Io vi consiglio di seguire questo metodo se come me volete iniziare a mangiare meglio, quindi eliminate tutte le cose che fanno male come prima cosa fondamentale, mangiate tante verdure, bevete tanta acqua, anche quello è importantissimo, e poi se volete integrare, fare qualcosina in più, potete seguire questa challenge. Tra l'altro qui in info box vi lascio il codice sconto che vi dà diritto a scegliere i doppi gusti sulla challenge da 14 oppure da 28 giorni. Io ho intenzione di continuare a prendere gli shake, che tra l'altro ho finito, mi piacevano tantissimo quelli della colazione, la cena un po' meno, però la colazione mi è piaciuta tanto, e sono ho quasi una mezza intenzione di prendere soltanto gli shake dolci e prenderli a merenda, quindi a merenda al posto di mangiare, o comunque alternare lo shake alla barretta, quindi un giorno uno shake, un giorno una barretta, perché mi sono piaciuti molto, vorrei provare altri gusti, quindi mi sa che inserirò questi shake anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, così come merendina dura, come spuntino pomeridiano. Io spero che questo video, come sempre, vi sia stato di compagnia come prima cosa, perché in questo periodo so che avete bisogno di svago, quindi spero di avervi strappato un sorriso, insomma di avervi tenuto compagnia in questi 20 minuti, perché alla fine faccio sempre video lunghissimi, e spero anche di avervi spronate a seguire insomma uno stile di vita un pochettino più sano. Io vi mando un mega bacione e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!